Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio parlare di Legendary Hunt, amici. Questa è un'espansione per il gioco da tavolo The Witcher Old World. Un gioco di avventura, di esplorazione, di combattimenti ambientato nel mondo di The Witcher, un mondo che qui amiamo molto, di cui abbiamo parlato ampiamente anche in connessione con i videogiochi eh, di ruolo ambientati appunto in questo mondo. The Witcher Old World è, è un gioco che ha avuto un notevole successo, che sta avendo un notevole. Un notevole successo è stato realizzato tramite una fortunata campagna Kickstarter a cui noi partecipiamo, ma sta avendo una grande fortuna anche a livello retail, proprio a livello di vendite nei negozi. Se ne parla molto, è molto giocato. È un gioco competitivo in cui ogni giocatore interpreta un Witcher e deve cercare prima degli altri perché è una gara. È una vera e propria gara, deve cercare prima degli altri giocatori, degli altri Witcher, di ottenere un certo numero di gloria, una certa quantità di gloria, quindi un certo numero di trofei, che si ottengono principalmente sconfiggendo i mostri che vagano, anzi, che compaiono, eh, che compaiono in giro per la mappa. Non vagano, stanno sempre fermi e tra l'altro questa è una novità introdotta, introdotta da questa espansione. I mostri introdotti da questa espansione invece si muovono, come vedremo, <ride> come vedremo, come vedremo tra poco. Eh, ecco, mh, abbiamo parlato appunto ampiamente del gioco originale, di altre sue espansioni abbiamo, abbiamo già parlato. Vi metto qua sotto in descrizione i link degli altri video, se volete dare un'occhiata agli altri video, se volete scoprire come funziona il gioco base, qui noi daremo per scontato che voi sappiate più o meno come funziona il, il gioco base. Vi racconteremo cosa eh, introduce di nuovo questa espansione, vi faremo vedere le nuove miniature che introduce, i nuovi mostri che introduce, le nuove meccaniche che introduce, poi torneremo qui e vi dirò che cosa ne penso. Eccoci al tavolo, amici, con i nuovi componenti introdotti dall'espansione Legendary Hunt. Allora, eh, intanto abbiamo delle belle miniature. Vedete? Eh, in realtà, ce n'erano anche altri mostri in scatolette separate eh, da utilizzare come, legendary, come mostri leggendari. C'erano anche altri mostri in scatolette separate da usare come mostri normali. Eh, eh, vabbè, adesso qui in questi video non ve li facciamo vedere, non so se quelle scatolette separate, tipo una che si chiamava Monsters. Ehm, fossero boh, esclusive Kickstarter. Non so se verranno messe in vendita, non ne ho idea. Comunque, nella scatola dell'espansione ci sono questi: quanti sono? Sette mostri. E guardate, a questo punto, guardiamoli uno per uno. Abbiamo il golem che è chiaramente lui. Guardate qua. Mi ricordo un combattimento in The Witcher 2 contro un golem. Eh, che ho dovuto ricaricare mille volte per riuscire nella parte finale del gioco. Eh, per riuscire a, a venirne a capo, queste sono miniature che hanno lo, lo come si chiama, lo shade, lo... vabbè insomma hanno questo trattamento per renderle più, poi abbiamo Lansin Elder, chi caspita è Lansin Elder ragazzi, è lui? Per no, assolutamente no, eh, chi è? È lui, è questo qui con le ali, ma non sembra che abbia le ali qua ragazzi, ha le ali? Ma, mh, vabbè, comunque direi che è lui. Mi sembra, mi sembra che sia lui. Le miniature sono tutte molto belle, eh? su quello non si può dire nulla. Mi piace moltissimo anche il fatto che abbiano queste belle basi così dettagliate. No? Mm, di solito, in molti giochi, le basi sono. Sono neutre, per così dire, cioè non è rappresentato niente nella base. Qui invece hanno queste basi belle dettagliate. Poi abbiamo il Frightener, eccolo qua. Mm, quando è che si combatteva contro il Frightener nei videogiochi? Sapete che non mi ricordo, dov'è che c'era? C'era sicuramente in The Witcher 1, vero, da qualche parte? Forse anche nel 2? Vabbè, è una specie di, di insettone enorme, eccolo qua. Poi abbiamo, vediamo un po', il Toad. Il Mi ricordo un Todd enorme all'inizio di Heart of Stone, no? l'espansione di The Witcher 3. Mm, questo mostro fa un po' rid cioè nel senso, è un 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 una scelta un po' bizzarra da parte degli autori. No, perché è un rospone enorme. Boh, cioè mh, non, sembra, non sembra un po' ridicolo anche come, come mostro. Però vabbè, insomma, mh, ok. <ride> eh, vabbè, scel scelte, diciamo, e eh, va qui. Poi abbiamo, vediamo un po' i Cyclop E il cyclop. No, forse non è lui, eh. Quello lì è il giga. Qual è il cyclop, ragazzi? È questo, secondo me è questo il cyclop, giusto? Eh, guardate che carina anche questa miniatura che lo rappresenta mentre sta facendo stomp, cioè proprio mentre ha <ride> una gamba sollevata, molto 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 simpatica come posa, simpatica insomma ci siamo capiti. Poi abbiamo ecco l'ice giant, lui è l'ice giant, eccolo qui con in mano questa enorme mazza. Ok, bene, i mostri non sono in realtà in proporzione fra loro, almeno mh, non rispettano le proporzioni che abbiamo visto, mh, che abbiamo visto nei videogiochi, quindi, eh, vabbè, forse sarebbe stato più bello farli proporzionati fra di loro, vabbè, alcuni dovevano essere piccolissimi però. E poi abbiamo, guardate, Gaunter Odim. Ragazzi, questo è uno dei personaggi più spaventevoli, non della saga di The Witcher, ma proprio di tutti i videogiochi che abbia mai visto. Cioè, una roba... Ma tra l'altro c'è nel... Voi che siete più esperti di me, forse, qualcuno di voi, della saga letteraria. Secondo me, io non l'ho mai sentito. Esiste nella saga letteraria lui? O, o c'è e me ne sono dimenticato? Secondo me è un'invenzione dei videogiochi. Ragazzi, lui è un personaggio che ci appare in forma umana, vedete? L'hanno messo qui sopra questa roccia che suona il flauto, no? ci compare spesso in questo modo, seduto su uno steccato, e, no, così, come avventore di una locanda. All'inizio sembra uno, no? Così, una persona un po' bizzarra che parla per frasi sibilline. Poi, ragazzi, man mano che lo conosciamo più spesso, capiamo che, cioè, più, 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 meglio, insomma, capiamo che è, è un mostro incredibilmente potente, è una creatura incredibilmente potente, non è un caso che il suo nome, Gontherodim se prendi solo le iniziali, diventi God, no, cioè riesce a fermare il tempo, riesce a, a fare qualunque cosa, cioè, veramente porca miseria, ragazzi, che paura. Il solo pensiero di, 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 di nominarlo mi fa prendere una paura. Mi fa venire veramente paura. Quindi da qui capite. Da qui capite, insomma, che, che tipo di mostro è. Vabbè, comunque, abbiamo visto le miniature, parliamo un po' delle meccaniche, no? Di questa nuova. Di questa nuova espansione. Allora, questa nuova espansione eh, eh, ci richiede per ogni partita di introdurre uno di questi mostri leggendari e a quel punto l'obiettivo della partita, il modo per vincere la partita diventa sconfiggere quel mostro leggendario e funziona eh, in questo modo. Allora, la partita si settappa normalmente, <coughs> quindi si mettono anche i tre mostri eh, normali no? che il gioco prevede. Sapete che bisogna mettere se si gioca in più di due. Eh, tre mostri di livello 1 in partenza poi quando ognuno viene sconfitto si mette uno di livello 2 se si gioca in 2 invece bisogna metterne 2 di livello 1 e uno di livello 2 già in partenza eh, quindi i mostri diciamo che compaiono sulla mappa che spawnano nella mappa diventano sempre più, eh, sempre più potenti quindi il setup si fa normalmente però si sceglie anche uno di questi uno di questi, di questi mostri leggendari, no? Quindi si può mescolare il mazzo, oppure i giocatori si possono accordare, sceglierne uno. Per esempio, mettiamo che scegliamo Gontero Dim, e mettiamo, mettiamo che ci vogliamo malissimo e scegliamo lui, ok? E guardate, ehm, qui ci dice da dove parte, ok? Quindi semplicemente metteremo Gontero Dim nella location numero 16 sulla mappa principale. Adesso io qui non ho, non ho portata di mano il gioco base, ma insomma, le, le, le location hanno tutti un numero. No? Quindi lo metteremo nella location numero 16, metteremo lì la sua miniatura, ok? E prepareremo Guardate il suo mazzo movimento. Questo è il mazzo movimento dei mostri leggendari, quindi lo mescoliamo semplicemente. E poi prepariamo anche il mazzo combattimento. Questo è il mazzo combattimento dei mostri leggendari e dovrebbe avere 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sì, ha 20 carte, perfetto. È importante mh, sapere quante sono, perché quello è anche, come sapete, il numero dei punti ferita no? delle, mh, delle creature, funziona così, no? In questo gioco, il numero, cioè le carte con cui combatti sono anche i tuoi punti ferita. Okay? I mostri più potenti di livello 3 credo abbiano già nel gioco base 20 punti ferita. Ciò che rende molto più pericoloso il, il, il mostro leggendario è il fatto che i suoi attacchi sono molto più potenti. Guardate, ve ne faccio vedere qualcuno. Guardate, questo fa 6 danni. Non credo esistano 6 danni in, in nessun mostro. Guardate, 4 e 5. Eh, vedete? E poi i mostri, i mostri leggendari hanno anche. Guardate che roba. Cioè, mh, praticamente il minimo è 4. Cioè, il minimo di danni che fanno è 4. Hanno anche degli attacchi speciali, ok? E gli attacchi speciali, vedete, che vengono fatti scattare da, per esempio, vedete. Questa qui, se scegliamo, se scegliamo Charge come attacco, eh, vedete, mh, scatta l'attacco numero 1. Ecco, questi attacchi speciali li leggiamo, semplicemente, li leggiamo semplicemente nella scheda del mostro. Vedete, quindi per esempio per Dim, l'attacco numero 1 è Time Manipulation. Il giocatore abbassa il suo level, of, il suo scudo o la sua protezione se stiamo giocando con i maghi fino a 0 e, pre <coughs> e prende due danni. <coughs> ok, quindi praticamente. Praticamente, questa roba qui ci fa 6 danni se abbiamo lo scudo al massimo. Perché credo che il livello massimo sia 4 o è 5. Sapete che adesso non mi ricordo. Comunque, vabbè, vedete: ogni mostro ha il suo set. No? Basta girare la carta. Ha il suo set di, di, di 4 attacchi speciali che scattano quando escono, appunto, le relative carte. Ok. Bene, allora, stavo dicendo prima che eh, a vincere eh, la partita <coughs> è il giocatore che eh, sconfigge il mostro leggendario. Quindi a questo punto voi potrete dirmi, perché dovremmo andare contro i mostri normali, no? Che abbiamo distribuito in giro per la mappa, se tanto non ce ne frega nulla, no? In realtà è importante andare contro i mostri normali, sapete perché? Perché il mm, eh, mostro leggendario... Avrà, quando lo affrontiamo, un livello di protezione, un livello di scudo, che eh, sarà ripristinato automaticamente in ogni suo turno e, e che corrisponde, vedete, al numero di trofei, al numero di gloria, alla quantità di gloria che avremo ricevuto nel corso della partita. Vedete, noi dobbiamo mettere questa carta. Di fianco al tracciato dei trofei, ok. Allora possiamo scegliere o questo lato, vedete lato A, o questo lato, lato B. Questo è se vogliamo una partita più facile, questo è se vogliamo una partita più difficile e più lunga. Ok, quindi diciamo di usare il lato A. Noi abbiamo sempre usato il lato A quando abbiamo usato questa espansione, ok, perché la partita sembrava già lunga di suo. Dopo parliamo meglio di questa cosa. Ecco, vedete, se noi affrontiamo subito, ok? Cioè, senza avere nessuna gloria, ok? Noi affrontiamo il mostro leggendario immediatamente, e eh, lui, ragazzi, ha uno scudo di tre. <coughs> cioè, vuol dire che tutti i danni che gli facciamo sotto il tre per ogni nostro turno di combattimento non verranno inferti. Cioè, dobbiamo fargli almeno quattro danni per vedergli inferto un danno, capite? Perché questa roba qui si ripristina a ogni turno di combattimento. Questo vuol dire che... Abbiamo speranze eh, nel sconfiggere il mostro leggendario solo se un po' di trofei li prendiamo, diciamoci la verità. Cioè, bisognerebbe almeno arrivare a uno massimo, sarebbe arrivare a, a, ad avere, a, a, insomma, al fatto al, al mostro con zero scudo. No? Quindi, qualunque danno gli facciamo, glielo, glielo infliggiamo ver veramente, per così dire. Ok, quindi. Diciamo che il gioco ci spinge comunque no? a ottenere gloria attraverso i metodi normali, che non è solo tramite sc la sconfitta dei mostri, né? ricordiamo che si ottiene gloria anche eh, facendo il, la meditation, no? quindi portando un'abilità al massimo e poi spendendo un'azione appunto per fare la meditation. Però attenzione, perché come abbiamo detto, ci sono anche delle carte in movimento. Ok, perché i mostri leggendari, a differenza di quelli normali, si muovono in giro per la mappa. No? Questa è una critica che ogni tanto viene fatta al gioco base, no? cioè il fatto che i mostri compaiono stanno lì. Eh, sono delle belle statuine, letteralmente. Non fanno nulla se non aspettare che arrivi qualcuno a, a provare a combatterli. Ecco, invece, i mostri leggendari fanno danni. Ok? E come fanno? Allora, intanto, il mostro leggendario, dov'è, blocca quell'azione. Eh. Quell quindi il manuale ci dice mettete la miniatura proprio sopra, no, sopra il simbolo dell'azione di quella location, ok? Perché il mostro leggendario te la blocca, non puoi farla, ok? Però poi il mostro si sposta anche nel corso della partita. Noi alla fine di ogni round, quindi in questo gioco bisogna tener conto dei round, che di, solito, di cui di solito non si tiene conto, non è il gioco base. Alla fine di ogni round vuol dire quando l'ultimo giocatore ha fatto il suo turno, e quindi il primo giocatore ha il suo turno nuovo, per così dire, il suo secondo no? eh, turno, ok? Bisogna pescare una di queste carte, no? da questo mazzo, e questa carta ci dirà dove il mostro vuole andare. Allora, per facciamo un esempio. Questa carta, per esempio, ci dice che il mostro leggendario vuole andare nella location numero 16, ok? Bene. Di quanto, quindi, noi dobbiamo a questo punto guardare dov'è il mostro e calcolare il numero. Di passi che ci servono per arrivare, qual è il percorso più breve, diciamo, per arrivare alla location 16? Ok, e questo guardate è il numero di passi che il mostro leggendario muoverà sulla base del numero di giocatori. Ok, quindi se giochiamo in un giocatore, muove di un passo, in due muove sempre di un passo, in tre muove di due, in quattro muove di tre, in cinque muove di quattro. Ok, se abbiamo due percorsi di, di distanza equivalente, sceglieremo noi. Sceglierà il giocatore. Ok, se il mostro è già nella location 16. E proverà ad andare nella seconda location, che in questo caso è la location 1. Quindi, vedete, tutte le carte hanno due numeri: questa 14 e 3, vedete, questa 2 e 18. C'è anche un artwork, vedete, che ci ricorda dove sono, no? cioè l'aspetto di, di queste location, ok? Quindi il mostro si muove nel corso della partita. Alla fine di ogni round, si muove di uno o due passi, tre, quattro, a seconda di quanti siamo a, a giocare. Okay? E quindi a ogni round, praticamente il mostro leggendario bloccherà un'azione no? in giro per la per la mappa e questo potrebbe essere problematico eh, perché magari blocca l'azione proprio di quell'abilità che, no, che, che ci permetteva di aumentare quell'abilità e aumentandola avremmo potuto meditare magari quindi il mostro a quel punto è in mezzo alle scatole non possiamo più farlo però attenzione il gioco ci dà la possibilità di scacciare se proprio vogliamo fare l'azione la, della location dove si trova il mostro leggendario Possiamo scacciarlo, sapete come? Scartando una carta, ok? Scartiamo una carta dal nostro mazzo, o forse anche una moneta, vediamo un po'. Eh, discard, no, carta, scusate, carta e, o carta o basta, oh, stavo consultando, vedete il, il manuale. Dobbiamo scartare una carta, cioè scartando una carta, noi arriviamo nella location, che ne so, mh, nella location 16 eh, c'è un mostro leggendario, noi vogliamo assolutamente fare quell'azione, però il mostro leggendario ce la blocca, scartiamo una carta in più, il mostro se ne va, dobbiamo pescare un'altra di queste. Carte lo muoveremo solamente in questo caso lo muoveremo solamente di un passo, indipendentemente dal numero di giocatori, verso la location eh, indicata appunto dalla carta movimento. Quindi eh, scartando una carta c'è anche la possibilità di mandarlo via, diciamo, sto mostro senza combatterlo, così da poter fare l'azione collegata, collegata a quel luogo, ok? Ecco nello spostarsi il mostro semina distruzione. Guardate, questi sono i token distruzione. Ok? Almeno credo che il mostro avanzando e spostandoci e spostandosi semini tocca di distruzione. Perché dovete sapere che il regolamento non lo dice mai esplicitamente. Ragazzi, sti regolamenti, i regolamenti di questo gioco sono veramente insoddisfacenti, secondo me. Non lo dice mai esplicitamente. Però, io da come il gioco è spiegato. Presumo, siccome dice poi che bisogna raccoglierli questi qua lasciati no, in giro dal mostro, eh, presumo che il mostro li lasci in giro spostandosi. Quindi, questo è quello che abbiamo sempre, che abbiamo sempre fatto noi. Quindi, praticamente, ogni volta che il mostro si sposta, noi lasceremo. Uno di questi token a caso coperto nella location eh, da cui il mostro eh, si è spostato e il primo giocatore che ci arriva, il primo witcher che ci arriva, si prende il token, lo scopre e ottiene il suo vantaggio. Questi token danno tutti dei vantaggi, ok? Guardate, ve ne faccio vedere, ve ne faccio vedere qualcuno. Allora, per esempio, guardate questo da due pozioni, alcuni sono molto semplici. No? Eh, questo qua, guardate, dice abbassa il tuo scudo fino al minimo e poi aumenta gratis una qualunque delle tue abilità, ok? Oppure, vediamo un po', questo aumenta... La tua, eh, la tua difesa, la tua abilità di difesa, però poi nella, frase, nella fase 3, quando dovrai pescare carte, ne pescherai una di meno. Ok, questa qua dice vediamo un po' pesca una pozione, e poi nella fase 3 pescherai una carta in più. Invece, ok, questa qua dice aumenta l'abilità che vuoi tu, ma nella fase 3 pesca, o forse è la specialty, no? Quella lì mi sa che è la specialty, eh, ragazzi. Penso sia la, sì, è la specialty. Aumenta la tua specialty, ma poi nella fase 3 pesca una carta di meno. Vedete, qualcuna dà anche soldi. Eccola qua. Questa dà due soldi. Vedete, questa permette di pescare carte in più dal display di livello 0. Gratuitamente. Quindi danno tutti dei vantaggi, ok? Adesso, vabbè, sono abbastanza. Eh, il loro funzionamento è abbastanza, è abbastanza chiaro, no? Guardando, guardando l'iconografia. Ok? Quindi i giocatori eh, prendono, ma, man mano che si spostano, no? Ne, nei luoghi dove c'era prima, diciamo, il, eh, il legendary monster, raccolgono, raccolgono questi token, ottengono immediatamente il loro vantaggio, ma tengono anche questi token. Sapete perché è importante? Ecco perché il gioco. Diciamo, ti spinge a non andare subito dal mostro leggendario, no? Raccogliere questi token è importante, perché quando poi combatteremo il mostro leggendario, ok? Noi toglieremo una carta all'inizio all del combattimento al mazzo del mostro leggendario per ogni token di istruzione in nostro possesso. Eh! Quindi, se noi abbiamo 5 di questi token in nostro possesso, 1, 2, 3, 4, 5, via. Quindi il mostro parte con 15 carte, cioè 15 punti ferita, anziché 20, capite? Quindi praticamente affinché il mostro leggendario diventi davvero abbordabile, dobbiamo cercare di prendere trofei per andare in alto in questo tracciato e togliergli lo scudo e Accumulare questi token così da togliergli anche un po' di punti ferita, d'accordo? Nulla ci vieta, però, di provare ad andarci anche subito contro il mostro, contro il mostro leggendario. Ok, eh, chiaramente eh, le probabilità di essere sconfitte sono, di essere sconfitti sono abbastanza, abbastanza alte, soprattutto vista la quantità di danni che fanno no? questi mostri e viste le loro abilità speciali. Ok, quindi signori. Chi, raggiù, chi eh, eh, uccide il mostro eh, leggendario per primo, indipendentemente da quanti trofei ha, è il vincitore. D'accordo? Questo è come funziona Legendary Hunt. Allora, amici, com'è Legendary Hunt questa espansione per The Witcher Old All World? Allora, sapete che ero veramente, veramente curioso di eh, provare questa espansione, perché questa espansione mi dava l'impressione potenzialmente eh, di poter diciamo mh, rendere il gioco forse più un po più veloce di com'era nel, nella sua versione base secondo me uno dei problemi principali di questo gioco nella sua versione base è che è troppo lungo ha un grandissimo downtime ma è anche troppo lungo in generale secondo me per l'esperienza di gioco che offre eh, tanto che io sono, personalmente sono tentato di abbassare la quantità di, eh, di, di gloria necessaria per, per vincere. Allora, siccome questo gioco richiede semplicemente, come abbiamo detto, di sconfiggere un mostro, un mostro più potente, io mi sono detto: Beh, no, abbiamo un solo mostro da sconfiggere, praticamente abbiamo una sola roba. Da, cioè, chi fa per primo quella roba lì, certo sarà difficile, magari ci vorranno due o tre tentativi, ma forse. Eh, magari eh, finiremo prima così, no? Non dobbiamo per forza. Enumerare no? la, 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 la gloria come se fosse come se il mondo dei Witcher fosse una, una, una questione di contabilità. No? <ride> Abbiamo un obiettivo preciso, lo perseguiamo, eh, riusciamo in quell'obiettivo. E quindi vinciamo la partita, no? Probabilmente abbrevierà la questione. Allora, amici, no. La risposta è no. Questo gioco non. Abbre... Questa espansione non abbrevia per nulla il gioco originale. Anzi, forse sapete che mi sento di dire che probabilmente lo allunga, soprattutto se usate, amici, il lato B di questa carta. Se, se, se lo giocate, diciamo, in versione difficile, per così dire, ok. Questo, eh, ragazzi. Eh, siete praticamente costretti in questo gioco a combattere il eh, mostro leggendario. Dopo che avrete raggiunto il massimo dei trofei, se utilizzate questo lato, se invece utilizzate questo lato, lo potete combattere anche dopo aver raggiunto il penultimo lato dei coso dei trofei, però comunque cioè, non cambia nulla, perché dopo aver raggiunto il penultimo dovete fare il combattimento contro di lui, quindi è come se raggiungeste l'ultimo, quindi alla fine, cioè, alla fine non cambia niente, anzi, forse. Non basta neanche raggiungere questo livello di trofei, appunto il penultimo, perché bisogna anche raccogliere i destruction token. Quindi se non ne ho raccolti a sufficienza, potrei comunque non essere forte abbastanza per sconfiggere il mostro. Ricordiamo, abbiamo già detto che questi mostri sono molto potenti, no? Cioè i mostri normali a volte attaccano, fanno due danni, un danno. Questi qui in minimo ne fanno quattro, ragazzi, possono arrivare a farne anche sei, sette. Guardate qui quanti sono: 1, 2, 3, 6. Ma a volte poi hanno le abilità speciali che scattano. Quindi mm, ecco, se, se pensavate come me che questa espansione potenzialmente potesse rendere il gioco più breve, più sgarzolino, più veloce, sappiate che la risposta è no. Il gioco anzi viene forse leggermente allungato dalla implementazione di questa espansione. Okay? Detto questo, penso che questa espansione abbia un effetto benefico. Mm, notevole sul gioco. Sapete perché? Perché gli dà una maggior, una maggior, un maggior focus, ok? E questo secondo me è qualcosa di cui The Witcher Old World aveva un po' bisogno. Ne ho già accennato no, qualche secondo fa, quando dicevo che in questo gioco sembra che lo scopo dei Witcher sia boh, a, a farsi la, la gara fra di loro accumulando trofei come se appunto esistesse il commercialista dei Witcher che ti dice guarda nel 2022 hai accumulato 5 trofei però il tuo collega guarda che ne ha accumulati 7 eh? quindi stai molto attento perché ti sta superando l'anno prossimo devi ammazzare almeno due mostri in più no cioè mm, che lo dicevamo anche nel nostro video a commento della del, nostra analisi critica del gioco base dicevamo ma mm, quando mai i Witcher si preoccupano di quanti mostri ma chi se ne importa cioè non è no è un po' strano dal punto di vista dell'ambientazione ecco questo qua Almeno, è più ci dà un focus preciso, no? Qual è lo scopo di questa partita? Ammazzare il golem, oh molto bene! Ci hanno chiamati per ammazzare il golem, ok? E vince il primo witcher che lo ammazza, ha più senso dal punto di vista ambientale e tematico, no? È il primo witcher cioè è ci hanno chiamato per ammazzare sto golem è chiaro che poi la gloria gli onori le premiazioni eccetera andranno a chi lo ammazza non a chi ha perso tempo senza riuscire, senza riuscire ad ammazzarlo no? quindi gli dà un focus rende il gioco più interessante e plausibile secondo me a livello proprio squisitamente tematico ok quindi secondo me questa è un'altra cosa molto molto interessante da tenere da tenere in considerazione e poi lo, lo rende anche un po', cioè mm, rende anche, diciamo, la plancia un po' più dinamica, no? Perché dicevamo prima che i mostri non si muovono mai nel gioco originale, questo è sempre, è sempre. Questo è spesso indicato come un po' un problema, no? Del gioco originale. Cioè, è un peccato che questi mostri compaiano e poi rimangano lì così, semplicemente ad aspettare che arrivi qualcuno ad ammazzarli, no? Sono lì che si annoiano e aspettano che arrivi un Witcher. <ride> che arrivi un Witcher ad ammazzarli. Almeno questi qua vanno in giro e seminano distruzione. E dove vanno ti impediscono di fare l'azione di quella location. Cioè, eh, no? È anche più. Cioè, anche questo, secondo me, rende la plancia più dinamica, più interessante. Questi Destruction Token che vengono seminati dal mostro ti permettono poi di avere dei vantaggi, no? Qualcuno nei commenti dice i vantaggi che ti danno i Destruction Token ti aiutano a livellare più velocemente, quindi controbilanciano il fatto che l'espansione in sé un po' allunga il gioco, ma questi un po' la breviano, forse. Oddio, noi non abbiamo avuto questa impressione, abbiamo avuto l'impressione che il gioco rimanesse sempre e comunque troppo lungo, ok? Però ecco, la presenza di questo focus, secondo me, aiuta. Aiuta dal punto di vista tematico, aiuta dal punto di vista anche proprio del, del, dello scopo che sentiamo di avere nel gioco, no? Uno scopo appunto preciso, ok? In, siamo in competizione per ammazzare lui. Ok, non è che ci basta ammazzare gente a caso e poi quando arriviamo a un certo numero di ammazzamenti abbiamo vinto. Ok, no, lo scopo è ammazzare lui. Secondo me, questo aiuta, no? Aiuta a concretizzare meglio le nostre strategie, i nostri movimenti, i nostri piani, la nostra eh, pianificazione. Ok. Voi sapete cosa vi voglio dire? Anche è molto interessante, è molto interessante la modalità solitario introdotta da questa espansione. Guardate, non ne abbiamo parlato prima al tavolo, ma lasciate che vi spieghi come funziona. Allora, è una bella idea questa. Io guardate, se giocate in solitario, se volete giocare a questo gioco in solitario, secondo me dovete considerarla ancora più importante questa espansione. Perché secondo me da, introduce un modo, un solitario interessante, forse anche migliore. Guardate cosa arrivo a dirvi. Migliore della... Eh, di quello introdotto dalla caccia selvaggia, dalla wild hunt, quello forse, quella forse è una modalità che funziona, una modalità di gioco che funziona meglio cooperando perché cooperando i Witcher possono aiutarsi no? è più cooperativa che solitaria questa modalità solitaria forse è meglio sapete come funziona? voi dovete prendere il mazzo di carte movimento no? che quando giocate multigiocatore c'è tutto e anzi se a un certo punto finisce rimescolate anche gli scarti invece nelle partite in solitario diventa il timer diventa il timer della partita quindi dovete scegliere un livello di difficoltà facile, medio, difficile mi pare che a livello facile eh, si debbano scegliere 9 carte movimento ok? quindi scegliete 9 carte movimento e il, il gioco funziona normalmente, ok. Si mette fin da subito sulla plancia un mostro di livello 1, uno di livello 2, uno di livello 3, per quanto riguarda i mostri normali, per così dire. Quando i mostri normali vengono sconfitti, non vengono ripristinati. Quindi, praticamente abbiamo solo quei mostri lì, ok. Quindi questo rende anche eh, libera anche la partita da quel momento noioso in cui bisogna prendere un nuovo mostro, trovare la miniatura, vedere dov'è, eh, no, eccetera, eccetera. Non, quindi ci libera anche di quella di quella, di quella incombenza, per così dire. E il gioco pros prosegue normalmente. Ma se il mostro finisce, se il mostro leggendario finisce le sue carte movimento, abbiamo perso. Ok? Quindi noi dobbiamo sconfiggere il mostro leggendario in questa modalità solitaria in un lasso di tempo preciso. Abbiamo solo tre mostri. Quindi. Dobbiamo comunque usare questa carta, no? quindi con i mostri abbasseremo la sua protezione a 1, ma se riusciamo anche a fare una meditazione, scusate, sì la abbassiamo a 1, ma se facciamo anche una meditazione la abbassiamo a 0, ok? In ogni caso dobbiamo farcela prima che il mostro si sia mosso 9 volte nella modalità facile. Questo vuol dire, ragazzi, si muove dopo ogni nostro turno, ok? Quindi praticamente dobbiamo farlo fuori 9 turni, cioè dobbiamo veramente... ed è la modalità facile, io sono stato sconfitto brutalmente, anche in modalità facile, però la trovo una bella idea, no? Poi uno ovviamente può farlo. Può decidere di fare la modalità ultra facile, metterne 10, 11, quello che gli pare, però eh, no, la, trovo, la trovo una bella idea. diciamo. No? Eh, quindi, mh, ecco, se giocate in solitario, tenete in considerazione questa espansione. Ok, quindi amici, ecco, sapete cosa mi, mi, mi sentirei di dire? Anche secondo me, è un po' una missed opportunity che ha avuto, eh, che ha, ha questa espansione. Allora, i mostri leggendari sono diversificati eh, in combattimento, no? un po' come fa l'espansione Monster Trail, vi ricordate di che abbiamo parlato l'altra volta? Quella lo fa con i mostri normali. No? I mostri leggendari sono di default, no? differenziati, differenziati fra di loro però e questa differenziazione si sente solo in combattimento questo è un po' un peccato secondo me perché non differenziarli anche mentre si muovono per la mappa? Cioè perché non dare ai mostri delle carte evento che ne so che peschiamo al posto delle esplorazioni per dire, oppure perché non dare ai mostri magari un set di token, no? Ognuno ha un set di token diverso, distruzione di eh, eh, cioè io vorrei sentire che sto combattendo contro Gonter o Dim, eh, non solo quando effettivamente lo combatto, cioè sono sulle tracce di Gonterodim, Cavolo, succederà qualcosa sulla plancia, no? Che mi dice che sono sulle tracce di Gonterodim invece che essere sulle tracce di un Cyclope, di un ciclope? O invece di essere sulle tracce del Todd, no? E secondo me questa è un po' una mista opportunity, no? Sarebbe bastato, che ne so, un altro mazzetto di carte, due robe, cioè. No. Il gioco è già un casino dal punto di vista dei componenti. Quindi a questo punto fatto a 30, facciamo 31, no? Come si suol dire? Datemi anche, cioè differenziatemi un po' di più questi mostri. Non solo quando combattono, ma anche quando si muovono in giro per la plancia. No. Ecco però, amici, detto questo, secondo noi questa espansione è interessante. Secondo noi questa espansione aiuta il gioco. Purtroppo non lo abbrevia, anzi, forse lo allunga leggerissimamente, ok? E se siete giocatori esperti, probabilmente lo lascia semplicemente alla durata che aveva nel, nel, nell'originale. Però sapete che secondo, secondo me, ragazzi, c'è cioè questo focus maggiore che ti dà questa espansione. Guardate, anche solo il senso maggiore che questo conferisce a tutto il gioco, a tutta l'avventura. Dal punto di vista squisitamente tematico, ambientale, ok. Beh, ragazzi. È tanta roba, cioè è, una, è un qualcosa che comunque aiuta, no? L'immedismazione, l'immersione aiuta e, e, a rendere questo Witcher eh, ancora più Witcher, cioè ancora più immerso nella sua, eh, nella sua bellissima ambientazione, d'accordo? questo amici è quello che pensiamo di Legendary Hunt questa espansione per The Witcher Old World fatemi sapere cosa ne pensate voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti nei commenti a questo, a questo video eh, eh, fatemi sapere se la implementate sempre se cercate di combinarla con altre espansioni vediamo cosa dice il gioco a questo proposito dice che si può combinare con i maghi col Monster Trail con, vabbè, con le avventure per forza e anche con Skellige quindi praticamente si può, si può combinare quasi con tutto insomma quindi ecco fatemi sapere qual è il vostro schema di gioco diciamo prediletto per The Witcher old world. Grazie mille per aver guardato questo video, restate sintonizzati perché abbiamo tanti tanti nuovi video pronti qui per voi sulla maschera riposta. Grazie mille, ci vediamo alla, pross alla prossima volta. Ciao